Nella Bibbia che conosciamo tutti, o meglio in quella che ci insegnano fin da bambini, sarebbe dunque nascosto un vero e proprio inganno. Una grande contraddizione che nasce dalla traduzione del termine Elohim. Chi è davvero Dio? Di Dio nessuno sa nulla. In questo viaggio abbiamo parlato di tante cose, ma ve n'è una molto importante che è stata invece trascurata. Si chiama dogma. Tutto ciò che sapete sulla religione si basa infatti su dogmi. Ma cosa è un dogma? Un dogma è una convinzione, un'idea o una teoria che però viene imposta quale verità assoluta senza tenere minimamente conto dell'assenza di prove, per quanto assurdo e irrazionale possa anche essere. Esistono dogmi religiosi, dogmi politici e oggi addirittura dogmi ufologici e complottistici. Ognuno, ovviamente, ha il diritto di credere in ciò che più desidera e lo rassereni, ma mai si deve permettere che tali dogmi penetrino nelle nostre menti, al punto da spingerci a calunniare o aggredire verbalmente o fisicamente chiunque la pensi diversamente da noi. Non a caso, quando vi espongo le mie teorie, ho sempre invitato a prenderle come fiabe. Chi è saggio sa bene che è importante avere una mente aperta, ma al contempo che bisogna rispettare l'opinione di tutti e non scambiare mai la libertà di espressione con quella di offendere e calunniare. Non io, ma la storia umana insegna che chi dimenticò questa semplice precauzione finì strumentalizzato per poi compiere orrendi massacri, dove i primi a cadere furono i diritti di persone innocenti e le loro vite. La Chiesa stessa, nella persona di Giovanni Paolo II, si scusò pubblicamente con l'umanità per alcuni di questi massacri. Primo fra tutti la caccia alle streghe, che si basò appunto su assurdi dogmi e che comportò la morte di centinaia di migliaia, forse milioni, di donne innocenti in tutta Europa e non solo. Sebbene io percepisca nel profondo del mio cuore la genuina esistenza di un Dio veramente buono e giusto, in verità non appartengo a nessuna religione e non credo in nessun dogma. Ho sempre pensato invece che il miglioramento delle cose per tutti possa avvenire comprendendo che i dogmi imposti con la violenza dividono e che solo lo spirito di pace con cui si agisce, indipendentemente dalla religione di appartenenza, dal proprio credo o d'organizzazione, può migliorare le cose per tutti. E così, un giorno, prima di quanto si immagini, sarà. E questa non è una teoria. Voi siete Elohim. Siete tutti figli dell'Altissimo, eppure morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti. Chi è veramente Dio? È una domanda che fin dalla notte dei tempi ogni uomo si è posto. La difficoltà nel rispondere ha generato diverse religioni. I greci, per esempio, associavano una divinità ad ogni evento naturale. I romani invece veneravano un pantheon di dei simili all'uomo in quanto a vizi e peccati. Poi però arrivarono le grandi religioni monoteiste che sentenziarono la presenza di un unico Dio, giudice e padre. Eppure, in uno dei libri più letti del mondo, il primo ad essere riprodotto su carta stampata e dunque ad essere diffuso nella cultura di massa, ovvero la Bibbia, non si parlerebbe mai di un Dio, ma di un gruppo di dei, gli Elohim. La Bibbia usa il termine Elohim per indicare una pluralità di individui. D'altra parte il termine Elohim è un termine indubitabilmente plurale, quindi questo costituisce ovviamente per i teologi esegeti monoteisti un problema notevolissimo, perché stanno da secoli tentando di spiegare come mai, per indicare il presunto Dio che nell'Antico Testamento non c'è, con un termine plurale. Il contesto biblico ci fa continuamente capire che gli Elohim erano un gruppo di individui ben distinti dagli Adam, quelli che noi consideriamo l'uomo, sono quelli che hanno fatto l'Adam, sono quelli che erano dotati di conoscenze e tecnologie decisamente superiori all'Adam, e la Bibbia ce ne descrive non soltanto le caratteristiche, ma anche, come dire, gli atteggiamenti anche diversi e i nomi diversi di questi Elohim. Nella Bibbia che conosciamo tutti, o meglio in quella che ci insegnano fin da bambini, sarebbe dunque nascosto un vero e proprio inganno. Una grande contraddizione che nasce dalla traduzione del termine Elohim. La teologia cristiana traduce questo termine con Dio, eppure nella Genesi, a scacciare Adamo ed Eva dal paradiso terrestre sono più Elohim.
La versione che ci è sempre stata data è che questi Elohim sarebbero gli angeli inviati da Dio. Perché questa confusione di termini? Chi è davvero Dio? Di Dio nessuno sa nulla. La teologia elabora un'idea di Dio, elabora un insieme di caratteristiche che attribuisce a quell'idea di Dio e poi passa secoli a discutere di quell'idea di Dio e di quelle caratteristiche che lei stessa ha elaborato. Il Dio dell'Antico Testamento e quello del Nuovo sono molto diversi. Il primo è un Dio degli eserciti, quasi un primo tra gli uguali. Il Dio del Vangelo invece è il padre di Gesù. Se il primo si manifesta e cammina liberamente tra gli uomini, gli Adam, il secondo non lo ha mai visto nessuno. Ma bisogna tener conto che il Nuovo Testamento, da un certo punto di vista, è anche un libro di potere. Dunque, la Bibbia da secoli viene letta attraverso tantissime diverse chiavi di lettura che hanno tutte un fondo comune. Cioè, l'obiettivo comune è quello di coprire la Bibbia con una coltre di mistero in modo che non si capisca ciò che invece c'è chiarissimamente scritto. Perché se si arriva a capire che cosa c'è chiaramente scritto, quel libro cessa di poter essere utilizzato come strumento di potere e di controllo delle coscienze. La religione è un sistema di controllo delle coscienze e degli individui di gran lunga superiore a quello delle armi, perché alle armi si pensa di ribellarsi. Attraverso il controllo della religione invece si esercita un potere sottilissimo, perché la gente si sottopone volontariamente a quel controllo. Quindi che cosa racconta davvero la Bibbia? Rispetto agli Elohim, la Bibbia ci racconta la vicenda, cioè il rapporto di un popolo, che noi conosciamo come il popolo degli Israeliti, con uno degli Elohim, che la Bibbia conosce col nome di Yahweh, che è quello che è stato poi, in un modo assolutamente artificioso, in un modo assolutamente ingiustificato, trasformato in Dio, e quel pezzo di famiglia che il capo degli Elohim, che la Bibbia conosce col nome di Elion, gli ha affidato. Secondo questa interpretazione del testo sacro, gli Elohim sarebbero un gruppo di colonizzatori che si suddivisero la terra in sfere di influenza e che si combatterono poi tra di loro. Ma da dove provengono gli Elohim, dunque? Purtroppo la Bibbia non ci dice da dove provengano gli Elohim, almeno i libri della Bibbia che ci sono rimasti, perché noi sappiamo che gli esegeti giudaico-cristiani, quindi ebrei prima e cristiani dopo, hanno fatto sparire moltissimi testi antico-testamentari perché non erano riconducibili all'idea del monoteismo. Nella Bibbia che ci è rimasta si parla dei Nefilim, che hanno una curiosità, anche questo è un termine plurale, sono i cosiddetti giganti, e il termine nefilà, singolare, aramaico, significa una cosa sola, qui non c'è interpretazione, significa costellazione di Orione. Gli Elohim della Bibbia quindi sarebbero individui in carne ed ossa con un grandissimo potere sugli uomini. La Bibbia, per quanto riguarda la formazione dell'uomo, ci parla, io direi abbastanza chiaramente, di interventi di ingegneria genetica. E la Bibbia usa anche una terminologia per indicare la materia con cui hanno operato questi Elohim, e noi la conosciamo come DNA, la Bibbia la chiama in un caso Tselem, e in questo caso è il DNA degli Elohim, in un altro caso lo chiama Afar, e in questo caso è il DNA degli ominidi su cui è stato innestato lo Tselem degli Elohim. Per quanto riguarda poi gli Adam in particolare, dobbiamo dire che il racconto di Adamo ed Eva non è il racconto della fabbricazione dell'uomo, dell'Homo sapiens, ma è un successivo intervento di ingegneria genetica attraverso il quale gli Elohim si sono fabbricati una razza speciale che lavorasse per loro. Esistono prove tangibili di questa tesi? Nel gennaio del 2013 alcuni scienziati dell'Università College di Londra hanno pubblicato uno studio che potrebbe avere delle implicazioni fortissime sulla storia dell'umanità. Secondo questo studio esisterebbe un vero e proprio DNA della leadership. Alcune persone, cioè, avrebbero un determinato gene denominato RS4950 che le renderebbe più adatte al comando. È questa differenza genetica che ha spinto sin dall'antichità certe stirpi a rivendicare il loro diritto divino a governare. Per alcuni complottisti si tratterebbe delle famiglie degli Illuminati, per altri dei rettiliani. Di sicuro c'è che queste stirpi reali esistono davvero.
Ormai i membri di una certa aristocrazia, della cosiddetta nobiltà, non sono più soltanto appartenenti alle vecchie dinastie regali, ma li ritroviamo anche ai vertici del potere economico, finanziario, mediatico, piuttosto che politico. Il caso emblematico è quello degli Stati Uniti, dove su 43 presidenti ben 34 sono imparentati tra di loro. È quello che ha più una genealogia più regale, più nobile, è la famiglia Bush, che si ritrova tra l'altro imparentata con tutte le dinastie reali, regnanti e non anche europee. Si dovrebbe pensare che questo discorso non comprenda l'attuale presidente americano Barack Obama, e invece si è scoperto, lo raccontava lo stesso Obama nella sua autobiografia Dreams from My Father, che da linea materna egli discende dal primo presidente degli Stati Confederati d'America, ovvero da Jefferson Davis. Obama e Bush sono solo alcuni esempi di questa linea di sangue reale. Molti studi di genealogia hanno dimostrato gradi di discendenza sorprendenti. Al Gore, ad esempio, è cugino di Nixon e Bush, a loro volta imparentati sia con la famiglia Windsor che con quella di Lady Diana. È anche molto interessante il fatto che questi presidenti in varie uscite facciano spesso il segno di apice delle corna, il segno delle corna, che è stato interpretato però in modo anche sbagliato, erroneo, come un segno, un gesto satanico. In realtà il termine corno, da cui corna, in latino cornu, deriva dalla stessa radice KRN del termine corona, e che entrambi infatti vengono posti proprio sulla testa del re, del regnante. Quindi possiamo ipotizzare che questo gesto, che loro fanno anche in pubblico, significhi la loro appartenenza a una dinastia reale, e quindi il loro diritto a governare. Che questa stirpe reale esista o meno, è comunque chiaro che nella Bibbia venga raccontato che gli Adam sono stati creati dagli Elohim, come l'uomo è stato creato da Dio a sua immagine e somiglianza. Ma se Dio, almeno nella teologia dogmatica, è eterno, gli Elohim invece condividono la natura mortale degli Adam. La Bibbia ha un brano nel quale si dice, si fa chiaramente un'affermazione che mi rendo conto essere destabilizzante per la teologia. In questo brano si parla di un'assemblea degli Elohim, si dice che colui che presiede l'assemblea sta duramente rimproverando gli Elohim, e a un certo punto dice: beh, è vero, voi siete degli Elohim, però ricordatevi che voi morite come tutti gli Adam. Questa affermazione relativa al fatto che gli Elohim muoiono come gli Adam è ovviamente un'affermazione che è destabilizzante per la dottrina monoteista, perché non può accettare che Dio muoia come gli uomini. E allora è chiaro ed è curioso il fatto che, mentre questa esegesi monoteista ribadisce costantemente che Elohim significa Dio, in questo passo, dove ovviamente non si può accettare, allora improvvisamente il termine Elohim viene tradotto con giudici. Cioè, nel senso che si inventano le cose mano a mano che serve inventarsele, pur di non ammettere ciò che c'è evidentissimamente scritto nell'Antico Testamento. Cioè che gli Elohim sono tanti, vivono a lungo, ma muoiono come gli Adam. Il dibattito sulla vera natura degli Elohim è ancora aperto, ma la maggior parte degli studiosi ritiene che questi esseri si possano accostare all'idea degli extraterrestri, ai viaggiatori delle stelle, a quegli antichi astronauti di cui parlano tutte le religioni antiche. A partire dal 2008, anche una parte, insomma, delle gerarchie della Chiesa romana ha cominciato a parlare apertamente della possibile esistenza degli alieni. E quindi, queste conoscenze non sono più appannaggio di pochi, perché ovviamente all'interno delle gerarchie ci sono quelli che conoscono molto bene queste cose. Ovviamente altra cosa è avere il coraggio o la volontà o l'incoscienza di dirle. Ma ci arriveranno. Chi è davvero Dio, quindi? È una domanda che cerca ancora una risposta.